questo circolo, forse non tutti sapete, che si distingue anche perché organizziamo ormai da 3 anni un meeting di nuoto, anche quello dal livello internazionale, alla piscina olimpionica del CONI, che credo dopo il Sette Colli è senz'altro il torneo più importante, il meeting più importante che si svolge nella capitale. Chi meglio di Riccardo Antiochia, che è il presidente del settore agonistico del tiro a volo nuoto, può presentarci quelle che sono state le iniziative dello scorso anno, prima di dare la parola ai tecnici che saranno poi più specifici nel settore. Dunque, come saprete bene, il nuoto è un'attività che fino a pochi anni fa in questo circolo non c'era. E nel 2009, quando è stata realizzata la piscina coperta in occasione dei mondiali di nuoto di Roma 2009, abbiamo pensato di sviluppare questa nuova disciplina sportiva. E, all'inizio chiaramente quindi cosa abbiamo fatto? Soltanto scuola nuoto, quindi nel 2009 nasce la piscina, abbiamo solo la scuola nuoto, ma di questo parlerà più in dettaglio Nico. E successivamente abbiamo pensato, perché non sviluppare anche una parte agonistica, e quindi abbiamo deciso di creare una sezione agonistica. Siamo nel 2012, nasce quindi la società sportiva dilettantistica Tira Volo Nuoto, con una squadra agonistica inizialmente composta da pochi atleti e oggi, quindi soltanto in 5 anni, dal 2012 al 2017, abbiamo una squadra con più di 50 atleti e che copre tutte le categorie, quindi dai piccolini, esordienti A, esordienti B, categoria ragazzi, categoria juniores e categoria seniores. Questa crescita, che potremmo dire lampo, della società si è realizzata grazie al lavoro direi quasi incessante dei nostri tecnici, che io ringrazio, in particolare Simone Palombi, che tra poco vedrete e parlerà, parlandovi più in dettaglio dei risultati, che è il responsabile proprio di tutta la squadra agonistica. Poi abbiamo anche Giuseppe Simeone, Simone Candidi e Ilenia Sciarrini. Ilenia Sciarrini è una nostra ex atleta, quindi è una cosa molto bella perché ha nuotato con noi fino a un paio di anni fa, poi ora ha iniziato l'università, studia allo IUSM e da quest'anno ci aiuta quindi come tecnico e seguirà le squadre dei più piccolini, quindi le squadre esordienti. Quali sono i punti chiave della nostra società? Allora, innanzitutto una ricerca della qualità. Come facciamo a perseguire questo obiettivo? Grazie alla programmazione che i nostri tecnici svolgono per gli atleti, una programmazione che viene fatta in modo personalizzato, quindi per ogni atleta c'è una sua programmazione, e cosa che normalmente non avviene. Invece noi cerchiamo proprio appunto di vedere quali sono le esigenze particolari dei vari ragazzi e fare un programma ad hoc. Inoltre anche nella scelta opportuna sia delle competizioni, quindi dei meeting, a quali meeting partecipare, cercando di partecipare anche ad alcune competizioni a livello internazionale, e anche dei collegiali. Infatti noi ogni anno cerchiamo di fare uno o due collegiali, se ci si riesce, con la squadra che deve andare al campionato italiano assoluto, e li portiamo in centri altamente specializzati. Abbiamo fatto collegiali a Tenerife, abbiamo fatto un collegiale a Miami e abbiamo fatto nel 2016 il primo collegiale in altura a 1800 metri a Livigno. Un altro obiettivo che ci interessa è quello su cui battiamo molto i nostri tecnici, è sempre il concetto squadra, cioè di avere una squadra unita, i ragazzi uniti, che si supportino sempre a vicenda. E infine un'altra cosa che io sulla quale batto molto con sui tecnici è di ricordare ai nostri ragazzi anche l'importanza dello studio. Infatti tutti noi sapremo quanto è difficile, forse la cosa più difficile è conciliare un'attività sportiva agonistica di questo livello con uno studio anche di alto livello. Anche perché ricordo che la nostra prima squadra, i ragazzi che partecipano agli assoluti si allenano fanno 8 sedute di allenamento in acqua
a settimana, il che, diciamo, forse 9, anche 10, il che significa, diciamo, tutti i giorni nuotano 2 ore e 3 volte a settimana nuotano con un doppio allenamento, quindi nuotano anche la mattina dalle 6 alle 8 o dalle 7 alle 9 prima di andare a scuola o prima di andare all'università. Quindi noi comunque cerchiamo di venire loro incontro, se hanno un compito in classe, se hanno un esame all'università, magari nel proporre un orario di allenamento diverso per cercare di aiutarli, perché sicuramente è una cosa veramente veramente difficile. E tengo a sottolineare il fatto che tutti i ragazzi della nostra prima squadra frequentano l'università e danno anche esami regolarmente all'università. Ho dimenticato tra i tecnici il nostro preparatore atletico Giampiero Carnevale, che volevo ringraziare anche lui, perché noi puntiamo anche molto sulla preparazione, diciamo, atletica, quindi non solo preparazione in acqua, sedute in acqua, ma anche sedute a secco in palestra, perché riteniamo la preparazione in palestra assolutamente complementare a quella in acqua. Niente, a questo punto cosa dire, due parole, perché poi su questo lascio la parola a Simone, sui risultati ottenuti. Dal punto di vista giovanile, praticamente noi abbiamo ottenuto tutto ciò che si poteva ottenere, in quanto abbiamo avuto 3 partecipazioni ai campionati europei juniores e una partecipazione al campionato mondiale juniores. E a questo punto non posso far altro che ringraziare tutti i nostri ragazzi, le loro famiglie, perché il sacrificio dei ragazzi è anche sacrificio delle famiglie e dei genitori, che li devono accompagnare e li devono comunque supportare. Qui si parla di non fare forse mai un giorno di vacanza, forse una settimana all'estate, perché abbiamo le gare che continuano tutto il mese di agosto, mai un weekend fuori, non si può andare in settimana bianca, per cui un ringraziamento anche al sacrificio di tutti le famiglie che sono dietro a questi ragazzi. Un ringraziamento al nostro presidente, che ci ha consentito di realizzare tutto questo, e un ringraziamento a tutti voi soci, perché sicuramente questo nuoto agonistico avrà portato un po' di disagio a qualcuno di voi che magari voleva andare a nuotare in quella certa ora e trovava la corsia magari occupata o la piscina un po' più piena e un po', diciamo, meno tranquilla a causa degli allenamenti dei nostri ragazzi dell'agonismo. Spero però che questi disagi possano essere, diciamo, ampiamente compensati dalla visibilità che la nostra squadra agonistica porta al circolo tico antiravvolo, partecipando a competizioni a livello regionale, nazionale e internazionale. Grazie a tutti voi. Grazie Riccarda, e adesso sentiamo da Simone i dati più prettamente tecnici dei quali parlavamo prima.